E per la prima volta doveva venire a trovarci in studio, ma insomma, rimandiamo alla prossima stagione. Per ora ci salutiamo e basta, perché lo scorso 12 maggio è uscito per PM dietro le quinte delle mie paure. E inaspettato per quel che mi riguarda, non conoscevo l'autrice da questo punto di vista. È Paola Perego, che saluto da. Eccola qua. Buonasera, Ciao Paola. Fabio, Ciao. eccomi, Ecco. buonasera a te, ciao, buonasera a Ciao, tutti. sfidi tutte le scaramanzie, col viola, stai benissimo, ma insomma, va bene. Ecco. L'ho già messo in video in programmi che sono Va andati bene, bene, va quindi bene. già No, sei ma io stato. pensavo al tuo libro, sai, io mi dissocio immediatamente. Come stai, Paola? Tutto bene? Bene, molto bene, grazie. Sì. Senti, Paola, insomma, uno si sarebbe aspettato dei racconti, di aneddotica televisiva, professionale, invece tu racconti una cosa che io non sapevo, cioè racconti di questa tua convivenza con gli attacchi di panico con cui convivi necessariamente da 30 anni. Ora non più, per Sì, fortuna. però Ora non più. 30 anni. Sì, tanti anni, tanti, tanti. Ho iniziato a 16 anni, per cui sì. E ho deciso di parlarne perché, sai, Fabio, sono tantissime le persone che ne soffrono, ma chi Assolutamente, ne soffre si assolutamente. vergogna Ma e non perché, ne ecco, ma parla. questa è la domanda che volevo farti. Io conosco anche io tantissime persone che soffrono di questo problema, ma perché la vergogna? Perché normalmente ti dicono tu fisicamente non hai niente, siccome c'è di base una grande paura di morire. Finisci spesso in ospedale, ti visitano e ti dicono non hai niente. Allora le persone che hai accanto continuano a ripeterti: ma se non hai niente devi essere forte. Allora vuol dire che non sei abbastanza, non hai abbastanza personalità, non hai abbastanza carattere. E quindi tu, per non sentirti debole e giudicata debole, menti e fingi, perché poi arriva un punto in cui anche tu pensi di essere pazzo. Ecco, è saltato il collegamento. Aia. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Si è bloccato il. Ecco, Paola, ora ti rivedo. Scusa, è saltato. Abbiamo qualche difficoltà col collegamento. Dicevi, pensi di essere pazza? E quindi capisci, per evitare che gli altri lo credano, allora fingi di stare bene, di non avere niente, perché se no ti dicono non c'è niente, perché stai male? Senti Paolo, c'è qualche problema col collegamento, ma proviamo ad andare avanti. Volevo farti un'altra domanda. Tutto questo accadeva anche dietro le quinte del lavoro, cioè nel senso che immagino che le situazioni di stress aumentassero anche questa possibilità, o no? Non è tanto la situazione di stress, ma se mi sento male muoio in diretta davanti a milioni di persone. Se svengo sul palco, mi manca il respiro, inizio a rantolare, cosa penserà la gente di me? Tu parli anche del tuo primo attacco di panico come di qualcosa di molto fisico, di concreto, e dici che a volte gli attacchi di panico ti spingevano a farti, diciamo, ad avere atteggiamenti autolesionisti. Guarda, ci ho provato una volta perché il malessere è così profondo ed è un male invisibile che solo tu percepisci, che hai voglia di sentire un dolore reale Ok, per dare un sé, un dolore reale, per dare un. intanto, sì, Senti, per distrarti, per non pensarci, per sentire un'altra cosa. ora vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento in modo migliore. Io farei così, allora Paola, se tu sei d'accordo, visto che abbiamo parlato anche accennato alla carriera, cioè al fatto che mai questi attacchi di panico ti lasciavano nemmeno durante il tuo lavoro, nel famoso dietro le quinte, come si dice, noi abbiamo preparato per salutarti, per omaggiarti, insomma, questo montaggio. E qui proprio dall'inizio partiamo, eh? Ci sei tu in un minuto la tua storia, intanto cerchiamo di migliorare il collegamento. Prego, dedicato a Paola Perego. Ok. Di Paola Perego non ce n'è una sola, ce ne sono tantissime. Paola Perego, pronto? Buonasera. Buonasera Pippo, buonasera a tutti. Buongiorno e buona domenica ancora a tutti. È il momento del primo collegamento con la meteorologia. Allora ci vediamo l'8 settembre alle 11:40 su Rete 4. Vi aspetto. Vergogno! Abbattetelo! Va bene, però si può Io sono sedere. Loretta Doggi! Prego, ma per piacere. Te lo posso dare un bacio? Da Firenze l'uomo che fa discutere tutta Italia, Roberto Baggio. Presidente? Presidente? Benvenuti a questa prima Questo è il posto giusto, a casa di Paola, perché insieme dobbiamo capire chi è la talpa.
Mi raccomando, non disturbare. Che impressione ti fa? Mi faccio una tenerezza, Fabio, tanto piccina. Senti, io ti invidio molto. Tu hai lavorato con Raimondo Vianello. Sì, sì. Pensa che il primo programma che io ho fatto, ma come modella, è stata la sigla di Attenti a noi due due. Come no? Quindi parliamo, avrò avuto 16-17 anni. E lui veniva sempre in mezzo a noi ragazzi a chiacchierare con voi ragazze. Si è fermato di nuovo il collegamento, purtroppo. E niente, mi sa che non riusciamo a riprenderlo. Siamo sfortunati, che peccato. Io l'avevo detto che quel colore lì, però nello spettacolo, adesso, ecco, vedi, ecco, ecco, ora la sento che ride. Paola, no, vedi, uno dice, mi vado a cambiare, se vuoi. Guarda, adesso, allora, no. Non è viola però, è un pruna. Sai che non ho conosciuto uno vestito di viola che dicesse che è viola, ma mai nella mia vita proprio, mai, tutti i colori, tutte le sfumature delle prugne, ma mai quello. senti Paola. Va bene, ci rivedremo con l'inizio del nuovo anno. Diciamo ancora una cosa però, come è finita questa... Cioè, tu hai detto ora ne sono fuori, ecco, che cosa è successo? Perché questo è il messaggio più importante, insomma. Assolutamente, perché mi sono curata con medici esperti, con farmaci e psicoterapia, anche perché questi farmaci ormai vengono demonizzati. In realtà quando tu stai male... Per poter affrontare la paura della paura, cioè riuscire ad uscire di casa, l'unico modo è curarsi con dei medici però che ti seguano. E quindi con la psicoterapia, capita chi sono veramente, ho capito alla fine che il mostro non era un nemico. Era una parte di me che mi diceva, è inutile che fai finta di niente, c'è ancora qualcosa da risolvere. E quindi risolto tutto, ora mi conosco e sto bene, vedo il mondo a colori. Senti, abbiamo detto prima di Raimondo Vianello, ti aveva consigliato di non sposarti, tu non gli hai dato retta però. No, due volte, pensa. Niente, proprio zero. Senti, però, ti vedo felice, mi fa molto piacere e devo dirti, insomma, complimenti anche per il coraggio, se mi posso permettere, perché insomma, comunque raccontare a tutti una storia così difficile è un atto di generosità, evidentemente, insomma, che è molto... molto... C'era la voglia di far sì che le persone che ne soffrono abbiano il coraggio di uscirne. Infatti ho raccolto anche la testimonianza di Fedez, di Elena Sofia Ricci, della Unziger, di tanti personaggi che ne soffrono o ne hanno... E tanti non l'hanno voluta rilasciare la testimonianza perché ancora ne soffrono. Proprio per far capire alle persone che se lo diciamo noi, che siamo in video, che tutti ci conoscono, forse lo possono fare anche loro. E quello è il primo passo verso la guarigione. Certo, anche Federica Pellegrini nel libro, certo. Federica Pellegrini. Senti Paola, allora io ricordo per PM Dietro le quinte delle mie paure, prendiamo, se ti va, il piacere di vederci qui quando ricominceremo. Quando vuoi. Così anche il fatto con di vedere... Con un altro colore. Con un altro, quello sicuro. E poi a Milano vuol dire che insomma che tutte le cose andranno meglio, se riusciamo a vederci qui vuol dire qualcosa. Senti. Sì. Vuol dire molto. Ok, un abbraccio, salutami a casa. Ciao, grazie. Grazie.